il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide il suo servo, per sempre durerà la tua discendenza. Luce e sapienza per chi è semplice, la rivelazione della tua parola. Dal libro di Coelè. Chi ama il denaro mai si sazia di denaro, e chi ama la ricchezza non ne trae profitto. Anche questo è vanità. Con il crescere dei beni i parassiti aumentano, e qual vantaggio ne riceve il padrone se non di vederli con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco e molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Un altro brutto malanno ho visto sotto il sole, ricchezze custodite dal padrone a proprio danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare, e il figlio che lì è nato non ha nulla nelle mani. Come è uscito nudo dal grembo di sua madre, così se ne andrà di nuovo come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Anche questo è un brutto malanno, che se ne va proprio come è venuto. Qual vantaggio ricava dall'aver gettato le sue fatiche al vento? Inoltre avrà passato tutti i suoi giorni nell'oscurità e nel pianto, fra molti guai, malani e cruci. Ecco quello che ho concluso: è meglio mangiare e bere e godere dei beni in ogni fatica durata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà. E questa è la sua sorte. Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli, di prendersi nella sua parte e di godere delle sue fatiche. Anche questo è dono di Dio. Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore. Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non gli manca niente di quanto desidera, ma Dio non gli concede di poterne godere, perché è un estraneo che ne gode. Ciò è vanità e malanno grave. Se uno avesse 100 figli e vivesse molti anni, e molti fossero i suoi giorni, se egli non gode dei suoi beni e non ha neppure una tomba, allora io dico, meglio di lui l'avorto, perché questi viene in vano e se ne va nella tenebre, e il suo nome è coperto dalla tenebra. Non vide neppure il sole, non conobbe niente, eppure il suo riposo è maggiore di quello dell'altro. Se quello vivesse anche 2 volte 1.000 anni senza godere dei suoi beni, forse non dovranno andare tutte e due nel medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la bocca, e la sua brama non è mai sazia. Quale vantaggio ha il savio sullo stolto? Qual è il vantaggio del povero che sa comportarsi bene di fronte ai viventi? Tieni lontane da me, Signore, falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza,
ma soltanto il cibo necessario. Io confido in te, Signore, nelle tue mani sono i miei giorni. Non darmi né povertà né ricchezza, ma soltanto il cibo necessario. Dalla lettera della Chiesa di Smirne sul martirio di San Policarpo. Quando il rogo fu pronto, Policarpo si spogliò di tutte le vesti e, sciolta la cintura, tentava anche di togliersi i calzari, cosa che prima non faceva, perché sempre tutti i fedeli andavano a gara a chi più celermente riuscisse a toccare il suo corpo. Anche prima del martirio era stato trattato con ogni rispetto per i suoi santi costumi. Subito fu circondato di tutti gli strumenti che erano stati preparati per il suo rogo. Ma quando stavano per configgerlo con i chiodi, disse: «Lasciatemi così, perché colui che mi dà la grazia di sopportare il fuoco mi concederà anche di rimanere immobile sul rogo senza la vostra precauzione dei chiodi». Quelli allora non lo confissero con i chiodi, ma lo legarono. Egli dunque, con le mani dietro la schiena e legato, come un bel ariete scelto da un gregge numeroso, quale vittima accetta a Dio preparata per il sacrificio, levando gli occhi al cielo disse: «Signore Dio Onnipotente, Padre del tuo diletto e benedetto Figlio Gesù Cristo, per mezzo del quale ti abbiamo conosciuto, Dio degli angeli e delle virtù, di ogni creatura e di tutta la stirpe dei giusti che vivono al tuo cospetto, io ti benedico, perché mi hai stimato degno in questo giorno e in quest'ora di partecipare con tutti i martiri al calice del tuo Cristo per la risurrezione dell'anima e del corpo nella vita eterna, nell'incorruttibilità per mezzo dello Spirito Santo. Possa io oggi essere accolto con essi al tuo cospetto quale sacrificio ricco e gradito, così come tu, Dio senza inganno e verace, lo hai preparato a me, l'hai fatto vedere in anticipo e ora l'hai adempiuto. Per questo e per tutte le cose io ti lodo, ti benedico, ti glorifico insieme con l'Eterno e Celeste Sacerdote Gesù Cristo, tuo diletto Figlio, per mezzo del quale a te e allo Spirito Santo sia gloria ora e nei secoli futuri. Amen». Dopo che ebbe pronunziato l'Amen e finito di pregare, gli addetti al rogo accesero il fuoco. Levatasi una grande fiammata, noi a cui fu dato di scorgerlo perfettamente, vedemmo allora un miracolo e siamo stati conservati in vita per annunziare agli altri le cose che accaddero. Il fuoco si dispose a forma di arco, avvolta come la vela di una nave gonfiata dal vento, e avvolse il corpo del martire come una parete. Il corpo stava al centro di essa, ma non sembrava carne che bruciasse, bensì pane cotto, oppure oro e argento reso incandescente. E noi sentimmo tanta soavità di profumo come di incenso o di qualche altro aroma prezioso. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi:
così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione e la tua povertà, tuttavia sei ricco. Sii fedele sino alla morte e ti darò la corona della vita. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Tra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compie meraviglie. Tu solo sei Dio. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Dammi un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele. Volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore. A te innalzo l'anima mia. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è imparronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare, chi rigetta un guadagno frutto di angherie,
scuote le mani per non accettare le gani. Titura gli orecchi per non udire fatti di sangue. Chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo firù. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Acclamate al Signore nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e col suono melodioso. Con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Rema il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore nostro Dio. Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male? Verso la tua parola, qui
guida il mio cuore verso la tua parola. Guida il mio cuore, fammi vivere nella tua via. Guida il mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Verso la tua parola, guida il mio cuore. Da 86 anni io servo Cristo e non ha fatto alcun torto. Come posso rinnegare il mio Re, il mio Salvatore? Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da 86 anni io servo Cristo e non mi ha fatto alcun torto. Come posso rinnegare il mio Re, il mio Salvatore? Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede: custodisci la tua Chiesa, oh Signore. Benedetto sei tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno, concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome.
nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo Spirito la renda sempre docile alla tua volontà. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Signore, ricco di grazia e fedeltà, fa che i giovani non si lascino ingannare dalla cultura del provvisorio, ma si impegnino con coraggio per tutta la vita in una scelta definitiva. Custodisci la tua Chiesa, o Signore. Per la pace nel mondo e la pace in Ucraina preghiamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, o mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione per il vento del Regno di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, o Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno per le religiose e le consacrate, ringraziandole per la loro missione e il loro coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo, e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.